tra politica e mafia. Nessuna provincia è esclusa da queste vicende che contribuiscono ad alimentare un effettivo clima di terrore. In alcune sue interviste lei ha più volte ribadito che la criminalità organizzata deve recuperare equilibri e riconquistare posizioni. Lei crede che si sia già innescata una nuova guerra di mafia in Calabria? Decisamente sì, intanto perché quando prima dicevo che le cosche, che i colpi sono stati inferti alle cosche, i grossi capi appunto delle cosche dell''ndrangheta sono stati assicurati alla giustizia, però ci sono le nuove leve. Le nuove leve non guardano in faccia a nessuno. Pur di dominare sul territorio, pur di entrare nella gestione degli affari, nei traffici illeciti ed altro. E quindi è chiaro che questa ormai guerra per il predominio è in atto. E c'è anche in questo l''ndrangheta è molto cambiata, perché è bene che si sappia che l'attività di riciclaggio che le cosche dell''ndrangheta pongono in essere non è delegata, in minima parte è delegata in Calabria, ma ormai va nelle regioni anche del nord Italia e viene espletata molto anche all'estero. Bene, anche nelle stesse regioni italiane, non madri delle cosche, i rappresentanti delle cosche che sul territorio calabrese si fanno la guerra, trovano invece una saldatura, una suddivisione di interessi, per cui se li dividono tranquillamente e vivono in pace. Quindi è ancora più pericolosa la situazione, perché in altre regioni non vogliono apparire proprio con il loro volto, ma sempre con il volto del perbenismo, e riescono in questo modo, proprio nel mentre qui magari fanno ancora scorrere il sangue per le vendette per il predominio, nelle altre regioni, anche all'estero, anche il fatto stesso della strage di Duisburg è una strage che è avvenuta ma per conti aperti qui a San Luca, un fatto eclatante. Ma in realtà ecco, la capacità dell''ndrangheta per poter proseguire nella sua attività di riciclaggio è ben diversa. E anche qui in Calabria, dove attualmente, no, per fortuna ci mancherebbe altro, non sta scorrendo molto sangue, però c'è quella lotta apparentemente silenziosa che porta le cosche tra di loro a gestire e a diventare dominanti nel territorio, nelle istituzioni e in quant'altro. Grazie. Allora, adesso io farei una domanda ad Orfeo.